benvenuti in un nuovo vlog. Oggi ragazze, vlog serio, perché non si può sempre scherzare e ridere nella vita, bisogna anche affrontare a volte delle argomentazioni un pochino più serie, niente di grave, niente di particolare. Però sapete che io leggo tutti i vostri commenti e quindi da questi prendo spunto per delle riflessioni, ma soprattutto per chiarire delle cose. Infatti il titolo di questo video è proprio "Dobbiamo chiarire delle cose". Ragazze mie, il video che è uscito lunedì ha fatto molto scalpore, soprattutto sul fatto che io abbia usato termini come minimalismo, ok? E qui apriamo un lungo capitolo, un lungo paragrafo del minimalismo, che io sono ignorante, perché ragazze è l'unica cosa che io ho, cioè mi sono informata tramite YouTube, quindi tramite altre ragazze che adoperano questo tipo di questo stile di vita, ma che lo adoperano da tanti anni, ok? Quindi sono arrivati ad un punto abbastanza avanti. Il fatto qual è? Che tante persone fanno dei commenti sotto i video non ascoltando attentamente quello che io dico nei miei vlog, ok? Perché io sono una persona, penso di essere una persona abbastanza chiara nel linguaggio, semplice, uso un linguaggio semplice e spiego sempre tutto, sottolineo tante cose perché so che poi le persone possono fraintendere. Quindi l'unico dubbio che mi viene a me quando leggo certi commenti è che non vengono ascoltate tutte le mie parole. Per carità, posso capire, magari sono logorroica, annoio, dopo un po' uno non gli fa più insomma ad ascoltarmi. Però prima di scrivere un messaggio, diciamo non proprio tanto carino, gentile, un messaggio un po' anche maleducato, un po' intento a ferire la persona, a colpirla, bisognerebbe ascoltare tutto il video, ok? Allora, voi sapete bene, voi amiche mie che mi volete bene, che mi seguite da tanto tempo, l'ho detto molte volte che io sto seguendo un percorso di rinnovamento. Sto cercando di sistemare la mia vita, sia interiore, sia esteriore, sia intorno a me. Sto seguendo un percorso psicologico, sto mettendo in atto cose che non ha detto la mia psicologa, perché questa è un'altra piccola parentesi da specificare, perché tante di voi dice: ma che la tua psicologa ti ha detto di eliminare cose da casa? No, la psicologa non dice questo, la psicologa ascolta e porta a te poi ad adottare e ti aiuta a capire quale, secondo noi stessi, è il modo migliore per poter arrivare ad un obiettivo. Tutto questo ha influito su di me, mi ha portato a riflettere, mettendoci in mezzo, ragazze, anche la mia fede cristiana, perché voi sapete che io sono cristiana praticante, e per chi non mi conoscesse, frequento la chiesa, mi confesso, cioè tutto quello che riguarda la mia fede cristiana, studio la Bibbia, leggo libri, leggo tutti i giorni l'omelia e la messa, partecipo alla messa più volte a settimana, sono una cristiana peccatrice, ma sono una cristiana praticante. Tutto questo discorso, tutti questi argomenti sono uniti da un filo conduttore, quindi sono arrivata a 41 anni, amiche mie, che ho deciso di cambiare quelle cose che mi fanno stare male e che non vanno bene nella mia vita, che mi sono portata dietro da tantissimo tempo e che sono diventati un fardello troppo grosso da sostenere, perché adesso oltre ai miei fardelli, ragazzi, io ho 4 figli da crescere, c'ho una famiglia mia e sapete benissimo quanto sia dura, difficile crescere dei figli, e per farlo bisogna stare bene prima di tutto con se stessi, bisogna stare bene mentalmente, non star ancora ad affrontare problematiche della nostra vita passata, bisogna resettare tutto e partire per poter crescere nel migliore dei modi i nostri figli, i miei figli, parlo per me. Quindi ho iniziato questo percorso che mi ha portato a capire
tante cose materiali mi toglievano il tempo necessario per dedicarmi alla mia famiglia. Era diventata un'ossessione, ok? Quindi per me prendermi cura della mia famiglia significava avere una casa pulitissima, sistemata, tutto in ordine, tutto pulito. Quindi dedicavo tantissime ore la mattina a pulire casa. E mi ha cominciato a creare tanto stress, perché prima magari avevo solo un figlio, poi ne avevo solo due, quindi il tempo era di più. Adesso, ragazzi, con quattro bambini il tempo di riposo è pochissimo, quindi io passavo la mattinata ad ammazzarmi a pulire sta casa gigantesca, poi dopo pranzo prepara da mangiare, arrivano i bambini a casa, tutto il pomeriggio dedicato a loro, tre compiti, attività e attività nel senso che seguirli nei compiti e tutte le cose che succedevano a scuola, le problematiche eccetera, riprepara la cena, prepara le, insomma, tante cose messe insieme mi hanno creato tanto tanto stress, ok? Più le mie problematiche da affrontare. Voi sapete che io soffro d'ansia, soffro di attacchi di panico, quindi in tutto questo da fare io dovevo anche affrontare i miei mostri, ok? Quindi sono arrivata a un punto di decidere di andare dallo psicologo per cercare di superare le mie problematiche personali per affrontare nel migliore dei modi la vita familiare. E questa è una premessa. Anche qui faccio una parentesi. Io lo so che ci sono mamme che vanno a lavorare, che fanno triplo di quello che faccio io, che non si lamentano, che sono super mamme, bravissime, mega galattiche, riescono a far tutto. Lo so, non c'è bisogno che sotto lo scrivete, io lavoro 8 ore in fabbrica, in più faccio tutto quello che fate. Io, ragazzi, ognuno guarda la sua vita, io guardo la mia, ok? Guardo quello che faccio io. Guardo la mia vita, le mie problematiche, i miei lavori quotidiani, le mie fatiche, le mie energie, la mia storia, parlo di me. Ognuno guarda la sua di vita, quindi no, non paragoniamoci, ragazze, cioè, come si fa a paragonare? Io pure ho lavorato tanto, ok? Adesso mi trovo in quest'altra situazione, sarò fortunata? Sicuramente, ci sono pro e contro? Sicuramente, perché quando vai a lavorare ci sono dei pro e dei contro, quando rimani a casa e ti dedichi completamente alla famiglia ci sono altri pro e contro. Quindi per favore non giudichiamo il prossimo, non giudichiamo il prossimo, perché per giudicarlo dovreste vivere la sua vita, cioè voi dovreste vivere la mia vita e allora potrete giudicare. Non conoscendomi, ma vedendo solo quello che faccio vedere su YouTube, non potete giudicare, come io non giudico gli altri, ok? Io non mi sono mai permessa di giudicare nessuno, perché ognuno ha la sua vita, fa le sue scelte, è libero di seguire i suoi sogni, i suoi obiettivi, fa quello che gli pare. Ecco, quindi un'altra piccola parentesi. In questo cambiamento che sto affrontando, cioè legato alla religione, anche alla mia fede cristiana, è quello di distaccarmi dal legame che c'è con le cose materiali, con i beni materiali, ok? Io ero molto gelosa delle mie cose, di tutto, vestiti, scarpe, oggettistica, mobili, tutto ciò che riguarda oggetto, io ero molto possessiva e gelosa. Ho capito che ultimamente mi ero fatta prendere un po' troppo dalla mano nella perfezione delle cose, quindi io dovevo decorare casa in uno stile autunnale perché vedevo tante ragazze che lo facevano, bellissimo, bello, eccetera. Io compravo tanti oggetti, anche se costavano poco, che però poi sommati la cifretta insomma cominciava a aumentare. E ero arrivata a un punto dove la mia casa veramente era diventata difficile da gestire, troppe, troppe cose, e quindi mi portava via tantissimo tempo. Allora ho deciso, guardando video di queste ragazze fantastiche che parlano del minimalismo, per aiutare gente come me che magari vuole fare un cambiamento e non sa da dove partire, vuole alleggerire la sua vita, semplificarla, non renderla schiava del consumismo, ok? Non renderla schiava degli oggetti, dei beni materiali, ma dedicare il proprio tempo ad altre cose importanti, come alla famiglia, al passare del tempo con i figli, con il marito, e dedicare meno tempo alle cose come pulire casa, ok? Ovviamente vivendo sempre una casa pulita.
Quindi che ho fatto? Mi sono informata, ho letto articoli, ho visto video di queste ragazze e mi sono resa conto che il minimalismo è un argomento vastissimo. Vastissimo, perché non è solo un decluttering, è proprio uno stile di vita. È proprio uno stile di vita, ok? Dove voi eliminate l'eccesso, eliminate quelle cose di cui non avete bisogno e stanno lì solamente per abbellire, non lo so, non ne avete bisogno. Quindi ho cominciato e ho liberato casa tantissimo. Voi non riuscite a capirlo bene perché io vi faccio vedere degli spezzoni, ma se vi dico io le cose che ho tolto, gli spostamenti che ho fatto, i cambiamenti che ho fatto in casa, allora ve ne renderete conto, ve ne rendereste conto, ok? Però poi io parlo anche del minimalismo, ma in senso come un punto di riferimento, non estremo, ok? Non ho detto io voglio una casa minimalista, no, io voglio una casa prendendo come punto di riferimento il minimalismo, quello stile di vita, ok? Quindi una casa libera, spaziosa, con oggetti che io uso, cioè degli oggetti che stanno lì per un uso specifico, più facile da pulire, più ariosa. Io questa tecnica la sto usando anche nella mia vita privata, perché non si tratta solo di eliminare cose inutili, oggetti, ma anche eliminare delle amicizie, per esempio, che ci fanno star male, delle persone nocive, delle persone che in questo momento della mia vita non mi fanno stare bene. Quindi liberarci, partire, resettare tutto e partire da zero. Ok, e riprendersi, perché io mi devo riprendere da un periodo brutto passato che non ho raccontato tutto, quindi voi non sapete tutto quello che mi ha portato a questo cambiamento. Vuoi metterci anche i 40 anni, perché mio marito dice: tu c'hai 40 anni, quello che stai facendo te lo fanno tutti, perché a 40 anni si tirano le somme della propria vita, si cambia modo di vedere le cose, di vedere la vita, ok? Si danno priorità ad altre cose, quindi il tuo passaggio è normale. Per questo mio marito mi lascia fare tranquillamente, dice: poi quando arriverai a 50 anni ci avrai altre crisi esistenziali. Quindi io vi ho anche specificato che sì, sto liberando tutto, ma le mie passioni rimangono, le mie tazze io non le ho tolte. Se voi guardate nel minimalismo, in teoria dovreste tenere le tazze che usate. Io, ragazzi, le uso tutte, le uso tutte. È una mia passione, è una cosa che mi fa stare bene. Il minimalismo dice anche questo, dice: non dovete togliere tutto, dovete togliere l'extra, ma una cosa che a voi vi fa stare bene non c'è bisogno di toglierla, perché non, il minimalismo non vuol dire togliere tutto, avere una casa asettica, no, o una casa vuota, no, togliere quelle cose che non servono, cioè che per voi non sono necessarie, ci stanno o non ci stanno, sono inutili, ok? Le mie tazze, io no, ragazzi, è una passione, è una cosa che mi fa star bene, che mi fa divagare con la mente, pensare alle tazze. Io adesso, per esempio, sto alla ricerca di delle tazze natalizie particolari, mi fanno distogliere l'attenzione da che cosa? Dalle mie problematiche, ok? Da ciò che mi crea ansia, mi aiuta, e quindi io l'ho tenute. Le pareti a me piacciono piene di quadri che esprimono il nostro essere, quindi quadri che hanno un significato. A me piacciono le opere d'arte, ovviamente io ho falsi datore, mi piacciono. Io, voi dovete capire, ragazze, che io a volte mi metto sul divano e mi guardo ad esempio la Gioconda, me la fermo, mi soffermo lì e me la guardo, ogni dettaglio, ogni volta scopro un dettaglio diverso. Oppure per esempio la Venere di Botticelli, uguale, io mi metto lì così e la osservo, perché sono cose che mi piace l'arte antica, non quella moderna, alcune cose di moderne niente di particolare, ma mi piace l'arte, mi piace avere questi falsi datori in giro per casa. Un'altra passione che io ho sono le lanterne, lo stile un po' gotico, ok? Non ho anche questo, non il gotico estremo. Mi piace un po' queste lanterne che sembrano, che mi ricordano i castelli medievali, ok? Mi piacciono. Perché io non dovrei metterne in giro per casa? La casa di chi è? È mia? Io devo esprimere me stessa, ok?
Quindi a me queste lanterne in giro per casa piacciono e mettono allegria anche ai miei figli. Cioè loro so, gli piace vedere queste lanterne che io accendo la sera, ci piacciono, ok? Quindi fatto tutto questo presupposto in cui ho detto che io prendo spunto dal minimalismo, ma non sono estremista, ok? Lo adatto al mio gusto, al mio volere, ai miei hobby, a quello che piace a me. Perfetto, io questo l'ho specificato nel video di lunedì. Poi leggo dei commenti in cui mi si prende anche in giro, ok? Perché ovviamente ragazze, ci sono modo e modo di esprimere la propria opinione, ok? Io le critiche per me sono critiche costruttive quando sono dette in modo educato, e infatti poi vi farò vedere le vostre critiche costruttive, cosa hanno portato, che cambiamento ho portato in casa. Ma le critiche fatte apposta per ferirti, per colpirti, per farti rimanere male, non mi piacciono. Non mi piacciono, perché il fatto che tante persone che guardano video su YouTube di noi che facciamo YouTube, i pensieri di questa gente è: tu metti la tua vita su YouTube e quindi tu te devi beccare tutto quello che noi ci va detto, critiche, offese, commenti negativi, brutti, aggressivi. No raga, no, non è così. Cioè noi facciamo video su YouTube per intrattenervi, per darvi un momento di spensieratezza, per non farvi sentire da sole, per farvi vedere che non siete sole ad avere quel problema, che non siete sole a vivere una vita normale, che in tanti aspetti che della mia vita voi vi rispecchiate, quindi allora dite, vedi, allora non so solo io che so così, ci sono anche altre donne che hanno problemi, che non ce la fanno, si sentono stanche. Ecco, questo è il motivo per cui io faccio video su YouTube. Questo è il motivo per cui io metto la mia casa su YouTube. Perché? Per farvi vedere, che ne so, per darvi degli spunti, delle idee, non per farmi criticare, non per farmi giudicare, non per farmi offendere. Cioè, raga, ma stiamo a scherzare? Ma io dico, ma se voi andate a casa di un'amica vostra, no? Che gli dite, oh, sto coso fa proprio schifo, ma che stai a dire? Ma guarda te che schifo sta... No, non vi permettete, è una vostra amica. Magari glielo dite in modo che io dici, guarda, secondo me io avrei fatto così, però ovviamente sono gusti, ok? Io guardo video di tante ragazze talentuose, bravissime, veramente delle youtuber serie, ma non è che se fanno una cosa che non mi piace c'è schifo sotto, ma che stai a dire? Ma che minimalismo, ma non vedi che brutto quel posto? No, non lo faccio, io non mi permetterei mai, io non mi permetterei mai di offendere una persona su una cosa privata come la casa, come l'aspetto fisico, come i figli, come i propri gusti, cioè, io non mi permetterei mai. Invece mi rendo conto che tanta gente lo fa, ti offende proprio per ferirti. Adesso io vi leggo questo commento che mi è arrivato, ok? Ve lo leggo, poi ditemi voi se magari sbaglio io, magari l'ho letto in maniera sbagliata. Questa persona, che non dico il nome, per rispetto, anche se poi rispetto lei non me ne ha portato, però questa persona inizia in questo messaggio senza neanche salutare. Io mi reputo una persona educata, dico sempre ciao ragazze, ciao, che ne so, ciao Anna, ciao Daniela, eccetera eccetera. Io dico, inizio sempre con ciao o buongiorno, buonasera, buonanotte. Questa mi scrive: minimalismo, come vedi, oddio che hai detto, ma di cosa stai parlando? Hai la casa piena di roba inutile. Pensate voi se lo guardava prima. Pensate voi, no? Se guardava prima la casa mia com'era, che era piena di roba, poi vuota, c'è più niente. Ma ha detto, ho la casa piena di roba inutile. Questo è un altro aspetto, no? Inutile per chi? Per te. Ma è casa tua? No, è casa mia, per me non è inutile. Se sta all'interno di casa mia, vuol dire che per me, Sara, questa roba non è inutile. Quindi tu chi sei per dirmi che è inutile? Guardati casa tua, ok? Vabbè. Di cose inutili, dove sono arrivata? Aspettate, pareti dove non c'è un centimetro di spazio. E io poi,
questo ti fa capire che lei non ha ascoltato quello che ho detto, perché ho detto che a me le pareti mi piacciono piene di cose attaccate, mi piace. Quindi l'ho proprio specificato, non c'è bisogno che tu mi dici che nelle mie pareti non c'è un centimetro di spazio, l'ho detto io che mi piace così. Vabbè. Già che giacconi in bella vista, ma di che stai parlando? E meno male che hai alleggerito. Allora. E questo è stato il messaggio di questa ragazza, molto gentile ed educata, ok? Non ha detto parolacce, ma a volte si offendono le persone, si aggrediscono le persone anche senza parolacce, forse sono quelle più l'aggressione più forte, quella senza parolacce. Allora, lei da questo commento mi allaccia a un altro argomento che ho visto che tante di voi mi avete detto, no? Cioè, tutte quante avete giudicato il mio ingresso, avete commentato il mio ingresso. Io capisco che non può piacere, che non possa piacere. Lo capisco perché mi rendo conto anche io, no? Che il mio ingresso è un po' incasinato. Quello che quindi mi sono resa conto che tante di voi, di tutta la mia casa, l'ingresso non piace. E vabbè, e qui non c'è problema, tante me l'avete detto, ma anche in modo educato. Quindi io vi ho risposto tranquillamente, perché la critica in modo educato è costruttiva. È costruttiva. Però sentirmi dire, vi leggo anche quest'altro messaggio, lo devo trovare però ragazzi, datemi un attimo, datemi un attimo. Aspettate, metto un pausa e poi lo dico. Ecco. Allora, questo è un commento di una di voi che mi segue da sempre, quindi non è che più di tanto, insomma, cioè, ma un po' stupido, perché è una signora che mi segue da sempre, quindi è stata un pochino, no? Forte, e mi ha detto: minimalismo, puntini puntini puntini, te lo dico romano, che stai a di? E già, cioè, ma che vuol dire che so di, raga? Io l'ho spiegato, io non ho detto la mia casa è minimalista, da oggi sono diventata minimalista, l'ho specificato, ho detto io sto preso come spunto per migliorare la mia casa dal minimalismo. Il minimalismo, ragazze, è un tema amplissimo, amplissimo, che non si riguarda solo la casa, riguarda l'arte, riguarda lo stile di vita, riguarda tante cose, ok? Io ho preso solo come spunto, è uno spunto, ok? Queste ragazze che parlano di minimalismo ti aiutano, perché loro aiutano a farti cominciare un percorso che poi porta al minimalismo. E io l'ho specificato. Continua, te lo dico romano, che stai a di? Come se detto in romano, io lo capisco meglio, giustamente sono romana, ma che sto a di? E certo, che sto a di? Diciamo che hai accumulato tante... Lei ha capito già il mio problema, no? Dice, ma che stai a di? Ma che... Aspettate, voglio vedere solo se... Sì. Lei ha capito il mio problema, non conoscendomi, non avendo poi parlato di tutto, lei ha capito che il mio problema non è, dice, ma che stai a dire, non è il minimalismo. Hai accumulato tante cose che non ti piacciono più e non ti servono, e di conseguenza te ne stai liberando. Quindi lei ha capito che io non sto parlo di minimalismo, ma non ne capisco una mazza, e quello che sto facendo io è solamente liberarmi di cose che non mi piacciono più. Allora, soffermiamoci un attimo su questo punto. Voi sapete che io quelle cose le ho comprate da poco, le ho comprate perché mi piacciono. Io adoro tutto ciò che è decorazione della casa, lo adoro, lo sapete, mi conoscete, a Natale riempio casa di decorazioni. Quelle cose che ho comprate a me piacciono tutte, se no l'avrei buttate, l'avrei date via, invece no, le ho messe da parte, perché se proprio poco, fra qualche anno cambio tipo di ragionamento e li rivoglio rimettere, ce l'ho. A me quelle cose piacciono, a me l'isola in cucina piaceva, io l'ho voluta tantissimo, l'ho desiderata tantissimo, ma devo anche guardare ad esempio le esigenze della mia famiglia. Quello che a volte alcune delle persone mi seguono si scordano: noi siamo in 6 in casa, ragazzi, non siamo in 3, non siamo in 4, noi siamo in 6, ok? Siamo in 6. 6 che vuol dire 6 posti a tavola.
E su quel tavolino piccolo io non c'ho, con i miei figli, finché erano piccolini entravamo, ma adesso che stanno crescendo non c'entriamo più, non c'entriamo più ragazze, ci serve spazio per muoverci, ok? Poi, ma il minimalismo mi dice è altro, quindi tutte quante siete esperte di minimalismo, cioè tutti quanti adesso sono esperte di minimalismo tranne io che non ci capisco una mazza, e io lo ammetto, ragazzi, io non ci capisco niente, lo sto cominciando a conoscere adesso, lo sto studiando, mi sto informando adesso. Quindi è giusto, io non conosco niente, non mi permetterei mai di andare da una persona di tu non sai niente del minimalismo, perché neanche io so niente, ok? Lo sto affrontando piano piano, lo sto cominciando a conoscere, mentre tutte queste persone sono diventate esperte. Vedere giubbotti, zaini e scarpe all'entrata non è un bel vedere, crea caos visivo, perché non metti un mini armadio. Allora, arriviamo a questo punto. Riallacciandomi al discorso che noi siamo in 6, ok? Voi immaginatevi i miei figli che tornano da scuola e si devono spogliare. Sono 4 figli, 4 zaini, 4 giacchetti, ok? Loro dove li mettono queste cose? Voi dite, compro un armadio. Comprare un armadio non è facile. Io nel mio ingresso mi piace perché è grande, quindi comprare un armadio vuol dire attufare l'ingresso, perché uno non ce ne servirebbe, uno non ci basterebbe. Noi siamo un 6, uno per 3 persone, tra zaini, giacche, borse, eccetera, e scarpe, me ne servono almeno 2. Quindi vuol dire che io vado a chiudere il mio ingresso con 2 armadi. Un mini armadio non ci faccio niente. Bene? Quindi noi arriviamo in 6 persone, dobbiamo posare borse, dobbiamo posare giacche, soprattutto d'inverno, sciarpe, cappelli, grembiuli, zaini, ok? Dove li metto? Li faccio andare ognuno nelle loro stanze? Poi dopo che succede? Che si crea casino nelle stanze, ok? A noi, famiglia, noi, ci piace entrare, posare le cose, ognuno ha il loro appendino, cioè il loro posto, loro già lo sanno, entrano, si spogliano, appendono tutte le cose dove le devono appendere, mettono le scarpe sotto alla scarpiera, che quello è fatto apposta, appoggiano lo zaino al loro posto e fanno tutto da soli. I miei figli sono autonomi, ok? Anche quelli piccolini, anche Vittoria Maria, lei la mattina sa, c'ha la sua certezza, la sua sicurezza che lì in quel posto trova tutto ciò che le serve per andare a scuola. E a noi piace così. Se a voi non piace vedere il caos del mio ingresso, io non ci posso fare niente, non lo guardate, ok? Non lo guardate, oppure datemi un consiglio in modo educato, perché si può dire anche un'opinione diversa in modo educato. A noi piace così. Se io ho comprato quegli attacchini là all'ingresso è perché a noi piace così, ok? Non è che io venga a casa vostra a giudicare le vostre case, no. Non le mettete in piazza, ma non è detto che le vostre case siano perfette solo perché nessuno le giudica, perché nessuno le vede, ok? Ma sono perfette per voi, perché vi piacciono così. A me piace così, piace che i miei figli, l'ingresso, siccome è una stanza tanto grande che non saprei neanche come utilizzarla, la voglio usare in questo modo, ok? È un entrata in cui i miei figli arrivano, si spogliano, appoggiano le loro cose nei loro posti, ognuno ha il suo appendino, la sua parte di scarpiera e fanno tutto da soli. Questo è. Quindi io gli armadi lì non ce li metto, non mi piacciono, è il mini armadio, è il grande armadio, è il doppio armadio, raga, a me mi piace così. Il caos visivo per chi è? Per voi che lo vedete su YouTube? Vabbè raga, non lo saltate, fate, cliccate 10 secondi in avanti e quel caos non lo vedete più. Il caos è dovuto quindi da sti giacconi. E ha portato molto scalpore, a me mi viene da ridere, molto scalpore questo mio ingresso, ok? Io capisco che non può piacere, ma a noi piace così. Quindi volevo chiarire questo punto. L'ingresso a noi piace così, a noi ci piace l'ingresso vissuto, non è un caos visivo, per noi è famiglia, per noi è la presenza dei nostri figli. Sarà libero quando i nostri figli andranno via da casa. Adesso a noi piace così,
loro hanno le loro cose a portata di mano. La mattina si mettono tutti lì all'ingresso, si preparano tutti insieme, si mettono le scarpe, i calzini, il giacchetto, lo zaino, bacetto e vanno via. Loro hanno tutto lì, ok? Quindi, per favore, se volete farmi una critica, fatemela in modo educato. Io non mi pare di offendermi, pure nei messaggi, pure le persone che mi scrivono cose non carine, io non ho mai offeso perché non fa parte proprio di me. Io no, a me non piace offendere le persone, ok? Non mi piace offendere, trattarle male, non fa parte proprio di me. Però, ragazze, vi prego, cioè, se non vi piaccio, non guardate i miei video. Se non vi piace la mia casa, non vi guardate i video dove faccio vedere casa. Ma perché offendere? So che è un discorso inutile, per carità, ragazze. È un discorso inutile, tanto certa gente non capisce, lo fa apposta. Però è un argomento, secondo me, che andava affrontato tutti quanti insieme. Perché mi ha colpito e mi ha comunque... non ferito, però ci rimani male. Ragazze, la verità è questa: quando una persona ti tratta così o ti critica in modo così aggressivo, ci rimani male, perché dici, ma cavolo, ma è un ingresso, calma, non succede niente, ho parlato di minimalismo, non mi so presentata, ciao, mi chiamo Sara, sono un'esperta di minimalismo. No, ho detto, ciao, mi chiamo Sara, sto cominciando a affrontare questo discorso del minimalismo e cerco di adattarlo alla mia vita quotidiana. Ecco, questo ho detto, ragazzi. Comunque, non voglio andare avanti con questa pappina, perché veramente me l'hanno dette poi quando alcune... tempo fa mi ha detto, questa casa piena di cianfrusaglie, me l'hanno detto di tutti i colori, ma non mi interessa. Però sto fatto di commentare sempre dietro una tastiera e aggredire le persone non è una cosa sana, non è una cosa sana. Io poi sarò cresciuta negli anni 80 e 90, dove non c'era tutto questo social, i social, non c'era tutte queste informazioni, non c'era questo. E quindi forse non sono abituata, non lo so, non è che mi cambia qualcosa nella mia vita, però mi pareva giusto da affrontare questo discorso con voi, amiche mie, soprattutto con voi che mi frequentate con tanto affetto. Niente, adesso voglio farvi vedere però come le vostre invece critiche costruttive, quindi di persone che mi dicono cose, opinioni diverse dalle mie, ma in modo educato portano frutti. Quindi aspettate che giro la telecamera. Ecco il mio ingresso famoso, l'ingresso più famoso di YouTube. Grazie alle vostre critiche che mi hanno fatto riflettere, stamattina ho deciso di dare una bella sistemata all'ingresso. Così vediamo se adesso si vede tutto, le cianfrusaglie, giacconi e zaini messi nell'ingresso, ok? Allora, partiamo da qua. Ho liberato, ho messo solamente le scarpe che utilizziamo per uscire, cioè pure questa cosa, no? Dovrei fare una scarpiera chiusa, ma a me mi piace così, ma perché devo fare la scarpiera chiusa? Vabbè. Le mie scarpe da ginnastica che adopero tutti i giorni per fare ginnastica, le ciabatte di mia figlia che ha appena appoggiato là che è andata a scuola, le ciabatte per uscire di mio marito e le scarpe per uscire per andare a prendere i ragazzi la bambina a scuola di mio marito. Giacca di mio marito, giacca mia. Queste ragazze per noi sono utili perché noi, avendo tanto giardino fuori, spesso usciamo, arrivo al postino e dobbiamo uscire un attimo fuori senza arrivare in camera da letto, cioè abbiamo la giacca per ogni eventualità. Quindi fa freddo, devo uscire al volo, è arrivato il postino, devo uscire di corsa, prendo il giacchetto che sta appeso là e esco. Quindi per noi è comodo, ok? Bene, qui poi verranno appoggiati gli zaini di Viola e di Valentino, perché loro arrivano e appoggiano gli zainini. Poi passiamo di qua. Qui ho liberato, ho ascoltato le vostre opinioni e ho detto, ci sono cose che non utilizziamo tutti i giorni? Sì, ragazze, avevo delle cose che utilizzavo, degli zainetti, quando andiamo a farle gire. Ho detto, vabbè, non mi servono tutti i giorni, le tolgo. E le ho tolte. Poi avevo le felpe di ragazzi. Perché io avevo le felpe appese? Perché, ragazze, qui fa freddo, ok? Quindi se loro durante il pomeriggio hanno freddo, sanno dove andarsi a prendere la loro felpa, ok? Sanno che sta qui, se la prendono e se la mettono, sempre per renderli autonomi il più possibile. Però ho detto, va bene, facciamo una cosa, arriviamo a un compromesso,
tolgo le felpe, le metto ognuna nelle loro camere, comprerò degli attaccapanni da mettere dietro la porta, non so, in posti un po' più nascosti, dove loro metteranno la felpina che usano quando hanno freddo, oppure per esempio mia figlia Viola ha la vestaglia da notte, ci appoggia quella, eccetera, e quindi ho trovato una piccola soluzione. Adesso è vuoto, ho tolto tutto, gli zaini per esempio che usano, i zainetti per la ginnastica a scuola, io li ho messi di sotto, quando, siccome li usano una volta a settimana, quando hanno bisogno vanno giù, la prendono e se la preparano per la mattina, va bene? Ovviamente adesso lì abbiamo le mie ciabattine, che io ci esco fuori con quelle, ovviamente i calzini antiscivolo dei bambini che quando tornano si dovranno mettere, le ciabattine di mio marito per casa, perché lui nel piano di sotto adopera le ciabattine, e quelle sono delle scarpe che mio figlio si è scordato lo zainetto a scuola della ginnastica, che le devo mettere dentro. Vabbè, qui è vuoto, ma quando i miei figli torneranno da scuola, loro lo riempiranno dei loro giacchetti, dei loro zaini, perché abbiamo, questo è di Vittoria Maria, questo è di Valentino, questo è di Valerio e in alto è di Viola. Ognuno c'ha il suo posto, ok? Metto le loro cose qui e loro domani mattina, quando vanno a scuola, vengono, sanno già dove sono le loro cose, cosa si devono mettere, le scarpe pronte, i calzini pronti, e fanno tutto da soli, amiche mie. Comunque, io ho seguito i vostri consigli e l'ho alleggerito veramente di molto. Fatemi sapere se così, secondo voi, secondo il vostro gusto, va un pochino meglio. Anche a me è piaciuto. Mio marito è rimasto scioccato, vedo dire la verità. È entrato dalla porta, è rimasto scioccato, dice: che è successo? Dice: che ti fa influenzare le critiche che te fanno certa gente maleducata? Dico: no, non mi faccio influenzare quelle critiche della gente maleducata. Rifletto sulle critiche che fanno le mie amiche, le critiche poi, le opinioni delle mie amiche in modo educato mi fanno riflettere, perché questo serve, ragazze, a questo serve. Dare una propria opinione per aiutare l'altra persona, non per offenderla, per ferirla. Quindi io ho seguito lui, dice: no, a me mi piaceva quel casino perché mi sembrava una casa più vissuta, vedevo la presenza dei tuoi figli, quindi c'era anche un lato affettivo. Dico: vabbè, veniamoci incontro, tanto tra un po' tornano, mettono i giacconi, ecco lì che la presenza ritorna. E quindi ho fatto queste, amiche mie, ho fatto questo piccolo cambiamento. Allora, io direi che questo blog è strano, un po' chiacchiericcio, però ogni tanto per specificare, per sottolineare qualcosa va fatto, perché sennò sembra che tutto non mi scalfisce, invece no, ragazze, io pure sono essere umano, pure a me certi commenti duri, certi commenti così forti poi, tra virgolette, non è chissà che cosa, però mi feriscono, perché io alla mia casa ci tengo, c'è il mio cuore, c'è il mio gusto, ci sono le nostre cose, l'abbiamo fatta con amore, sia io e mio marito, ci sono le cose dei miei figli, quindi sinceramente alcune cose mi feriscono e volevo affrontare questo discorso con voi. Quindi sotto nei commenti scrivetemi anche la vostra opinione, cosa ne pensate di quello che ho detto. Se anche a voi dà fastidio quando le persone vi criticano in modo forte, in modo con maleducazione, senza educazione, insomma, scrivetemi la vostra, così affrontiamo anche questo discorso un po' più serio rispetto agli altri vlog che ho fatto e mi raccontate un po' la vostra esperienza. Amiche mie, io vi saluto qui, vi mando un bacio, anche perché ho chiacchierato una cifra, mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo venerdì col prossimo video. Ciao!